La parola Paralimpiadi suscita in me una grande emozione, un motivo di vanto prendere parte ad una Paralimpiade perché vuol dire che si è rientrati in quel cerchio strettissimo di atleti d'élite che sono stati selezionati per prendere parte a questi grandi giochi. Prendere parte alle Paralimpiadi è il sogno di qualunque paraatleta. E pensare che ho iniziato da non tanti anni e a un anno dal mio debutto internazionale, trovarmi qui a parlare di ciò che accadrà tra un mese, veramente mi riempie di gioia. Un allenamento mirato alle Paralimpiadi di certo non si prepara negli ultimi mesi, ma si inizia a preparare anni addietro, ma principalmente nell'anno delle Paralimpiadi, quindi a partire da settembre. Richiede impegno, sacrificio e qualche rinuncia. Io personalmente mi alleno dal lunedì al sabato, tutte le mattine per 2 ore, 3 volte in palestra di pomeriggio, di cui una a secco e Pilates e qualche seduta di doppia. Il mio avversario più temibile e gli avversari più temibili che temo nella mia gara principale, che sono i 50 dorso, sono. I nomi non li ricordo perché sono nomi complicati, però è l'Ucraino che è in attività da tantissimi anni e che ha già 2 Paralimpiadi alle spalle, ed un russo che. È sbocciato da poco, però proprio questo mi preoccupa perché potrebbe essere la mina vagante di chi punta in alto. Come idolo nello sport o nel nuoto nel mio caso, diciamo, non ho proprio un punto di riferimento oppure un idolo. Di certo ammiro e mi ispiro ai grandi del nuoto a livello italiano e a livello internazionale, quali sono stati Massimiliano Rosolino, Fioravanti, quali sono Michael Phelps, Ryan Lochte, ma devo dire che mi ispiro anche ai grandi nuotatori paralimpici come i miei avversari che, avendo tanti anni di esperienza, posso e devo anche imparare qualcosa da loro. Al momento la scaramanzia vuole per chiunque mi auguri o parli di medaglia o di qualcosa del genere, toccare ferro e fare corna e fare anche una grattatina che non guasta mai. Però al momento riti scaramantici non ne ho. Quando sono in camera di chiamata, prima di una gara, mi concentro e penso a quello che sta per accadere. Mi ripeto in mente, vai, vai forte, fai girare le braccia, come si dice a Napoli, scassa tutto cosa, è questo, però la concentrazione richiede concentrazione anche nel silenzio. Il mio primo tifoso non può che essere il mio allenatore con cui divido le mie giornate, divido i miei allenamenti. Poi ovviamente abbiamo la mia famiglia che crede in me a prescindere dal risultato. Poi c'è la mia ragazza, una mia grande fan che mi gestisce anche i social, anzi è stata una sua idea crearli perché appunto crede in me e vuole che io pensi di essere un atleta anche al di fuori della vasca, e questo, diciamo, è una buona cosa. Il bello dello sport è la competizione. Fare sport a livello competitivo, ai nostri livelli, ai livelli dell'eccellenza, è qualcosa che ti rende vivo e che ti riaccende quella fiamma dentro che purtroppo la tua disabilità ha un pochettino affievolito. Però fare sport, vedere che si ha i vertici, che sei lì a gareggiare per qualcosa di importante, ti fa sentire veramente vivo e ti fa dimenticare tutto e ti fa sentire soltanto il rumore dell'acqua, a prescindere che tu gareggi con mani che non funzionano, con gambe che non battono. Ma lo sport a livelli competitivi è vita. Il brutto dello sport è perdere.
Io detesto chi dice l'importante è partecipare, oppure vabbè non fa niente, sarà per la prossima. No, io non sopporto chi pensa che lo sport sia soltanto un gioco. Lo sport si dice ai bambini che è un gioco, perché ovviamente da bambini va presa così la cosa, bisogna saper perdere quando si è bambini, perché così vi si crea la corazza per il futuro. Però una volta maturati, una volta diventati più grandi, una volta diventati atleti, lo sport non diventa più un gioco, cioè sta a te scegliere cosa diventerà lo sport. E per me lo sport non è più un gioco, ma lo sport è diventato la mia vita, la mia passione, quindi lo sport. Sport è tutto ed è per tutti. Per chi dice che, cioè, chi guarda una persona in carrozzina e pensa che quella persona ha un pensiero di tristezza, oh poverino, guarda quella persona, magari non sa che quella persona è un plurimedagliato alle Paralimpiadi, perché non sa che lo sport è per tutti, da chi ha una patologia gravissima a chi ha magari soltanto non ha un dito.